Ciao ragazzi, io sono Alessandro Silvestri, vivo a Tokyo da circa 15 anni e lavoro qui in Tango Gameworks. Sono stato responsabile della UI, quindi della user interface per Devil Within 1, Devil Within 2 e per Ghostwire Tokyo. E oggi sono qui con Francesca e Marco, i ragazzi di Round 2, e vi porto a fare un giro qui al nostro studio e farvi vedere qualcosa. Ciao Ale, cominciamo un po' parlando di te. Da quanti anni sei a Tokyo? Raccontaci un po' com'è andata questa tua avventura, come sei finito a lavorare, beh, così lontano da casa. Sì, allora, io sono venuto a Tokyo la prima volta nel 2005 in vacanza e mi è piaciuta molto, ovviamente, come penso a chiunque venga qui la prima volta, Come a tutti, sarete strano, qui, strano. appunto. E successivamente feci una seconda vacanza e dopo di quella ho iniziato a pensare appunto a trasferirmi in Giappone, cercare un lavoro qui. Quindi ho fatto un altro in Italia lavorando, mettendo un po' di soldi da parte. Sono venuto in Giappone e ho iniziato una scuola di lingua. Per circa quasi 2 anni ho fatto questo corso di lingua e mentre andavo a scuola ho iniziato a lavorare. Lavoravo come grafico freelance più o meno, quindi lavoravo da casa, riuscivo a studiare, andare a casa e lavorare. E poi successivamente, finita la scuola, ho trovato un lavoro stabile, fisso, in una compagnia che faceva principalmente, si occupava di fashion, advertisement e cose del genere, sempre come grafico. Questa è l'entrata e adesso entriamo, questa diciamo è la zona che usiamo per fare i meeting con le persone che vengono da fuori, quindi se ci sono giornalisti o anche da altri studi che ci vengono a trovare, diciamo questa è l'area che utilizziamo. Ok. E da questa In che parte, zona della città siamo? qui siamo a Tamachi, che è zona principalmente di uffici, cioè Ok. abbastanza centrale, però non è conosciuta perché alla fine Non è non turismo, vieni qui per ok. divertirti, anzi. Ci dicevi che la curiosità che forse Kojima abitava anche Sì, da queste so che parti. abitava in un palazzo di questi qui vicino. E dietro questa porta E i segreti. qui dentro sì, qui ci sono gli uffici veri e propri della produzione. La primaria è quella di Zenimax e noi siamo spostati verso sinistra e lì dove facciamo la produzione vera e propria. Ok, ma quindi non è una cosa che hai cercato, cioè che hai cercato fisicamente di entrare nel mercato videoludico, è successo? Sì, inizialmente no, perché cioè, lavorando come grafico, ovviamente adesso è facile l'associazione grafico e arrivi a fare il user interface designer. Però veramente quando ho iniziato io non mi veniva neanche automatica questa associazione, anche perché UI designer è, tra virgolette, ancora una professione abbastanza nuova. Cioè, molti anni fa, ai tempi delle vecchie console, cioè, la UI la sapeva chi sapeva fare un po' di usare un po' Photoshop o sapere fare un po' di interfaccia. Diciamo adesso, dato che stiamo in smart working, c'è poca gente in ufficio perché tanti lavorano a casa, alcuni vengono in ufficio, a seconda delle esigenze ci dividiamo. In quanti siete e come funziona qua la divisione del lavoro? Sinceramente, sai, non so quanti siamo, però Ok. perché nel processo di sviluppo varia, Si cambia quindi molto. variamo, diciamo, forse tra i 60-70 fino a oltre i 100, a seconda della Dei fase di sviluppo, momenti. se è più o meno avanzata. Che molti reparti sono appunto esterni e in quel momento, quando la produzione è al picco, allora viene tanta gente anche ad aiutarci fondamentalmente. Siete smart working, ma sta riprendendo un po'. Come pensi che si sviluppi nei prossimi mesi? Quello è difficile da dire, ma per ora la decisione è di rimanere appunto smart working, quindi un po' da casa, un po' in ufficio. Ci sono dei meeting importanti, ovviamente, in ufficio per parlare di persona che resta più comoda a tutti quanti. Ma ci sono dei reparti? Chi si occupa della Sì, grafica, chi si occupa del... diciamo è diviso la parte, cioè diviso tra i programmatori, diciamo sono sparsi un po' ovunque perché ogni reparto ha bisogno del programmatore. Però si sì, è diviso di solito tra, non so, character artist, chi fa l'environment, chi fa appunto la UI.
diciamo, sono piccoli reparti divisi, ognuno ha, diciamo, il suo programmatore che è dedicato ad aiutare questi reparti. Curiosità riguardo alla lingua, che ci hai detto essere il giapponese anche qui all'interno dell'ufficio, ci hai detto di questo corso, sì. Ma sei arrivato che... Conoscenza zero. E quanto è stato, cioè, complicato questo? No, è stato complicato, però, diciamo, come lo insegnano qui è, diciamo, è molto graduale, perché nelle scuole, quando vai alla scuola, cioè non è un corso, è proprio una scuola, quindi tutti i giorni 4 ore di solo lingua. E lo insegnano come se lo stessero insegnando ad un bambino, quindi cominci proprio dall'ABC, con i disegni e le figure, proprio passo dopo passo, anche perché sembra strano dirlo, ma i professori non parlano inglese, almeno dove sono andato io erano madrelingua giapponese, ma... A proposito di questa, appunto, anche un po' differenza culturale, quanto è complesso per un italiano vivere, lavorare, interfacciarsi con la realtà nipponica di Tokyo, che comunque immagino sia molto più internazionale, ma comunque con un'indole anche, appunto, al lavoro, credo molto diversa dalla nostra? Sì, inizialmente io, cioè, mi sono trovato molto in difficoltà. Quindi non tanto per la lingua, ma proprio per l'approcciarsi a un tipo di lavoro diverso, quindi magari seguendo delle regole nuove a cui non era abituato, a degli iter totalmente diversi a come era abituato in Italia. Quindi, diciamo, se hai le skill giuste non c'è problema per trovare lavoro. Skill giuste, conoscenza della lingua base, lo trovi. Però inserirti, diciamo, mi si sono voluti diversi anni. E appunto Tango credo che è stata la prima compagnia in cui ho fatto, diciamo, quello step oltre, che mi ha fatto inserire totalmente nel mondo lavorativo giapponese in modo bene amalgamato e anche trovandomi io bene, essendo appagato creativamente sotto ogni punto di vista. Questo lo possiamo far vedere, sì, anche sì, perché... Ma questo va fatto. Esatto, parliamo di uno studio in cui... Ovviamente c'è un sacco di creatività, però anche di attenzione, lo vediamo in questo caso all'anatomia umana, sì, oggetti, sì, sì, forme, sì. Poi vedremo una libreria bellissima con i kaiju, con delle cose molto particolari. Sì, sì, vabbè, diciamo, tanta gente sta qui, ovviamente sono otaku, quindi collezionano anche. Senti, parlando sempre delle differenze fra Italia e Giappone, nel nostro paese l'industria giapponese, insomma, è sempre stata vista storicamente come un'industria trainante, vabbè, con alti e bassi, però comunque sia una scena che guida il mercato e che ha una presenza fortissima. Invece, come è vista la scena italiana dello sviluppo videoludico dal Giappone? Cioè, qualcuno conosce un po' le software house, oppure semplicemente siamo visti come una marginalità che nemmeno compartecipa al mercato? Ah, secondo me forse non è nessuna delle due, nel senso che in Giappone proprio il lavoro di game creator in generale, quindi che include tutti i reparti, è visto veramente come un lavoro come un altro, quindi nel senso, magari un po' di tempo fa, per farti un esempio pratico, era capitato che c'è una chat comune in cui scrivi alcune notizie, curiosità, qualsiasi cosa, tipo chat libera, e qualcuno aveva appunto postato un link riguardo Baldo, questo gioco italiano, che parlava appunto dello stile grafico e così. Però anche in quel caso viene menzionato il gioco perché attrae dal suo punto di vista artistico, ma non viene menzionato perché è italiano o perché il gioco è giapponese, cioè non c'è neanche questo andare a cercare chi è che l'ha fatto. Allora, raccontaci, come l'hai personalizzata? Vedo un po' di materiale occidentale. Sì, no, quella è più roba che mi è stata regalata da mia moglie. Poi sì, diciamo, giusto qualche figo, qualcosa, fumetti, libri e non troppo. C'avevo molte altre cose e poi ho dovuto riportare a casa quando abbiamo iniziato a lavorare smart working, quindi ho dovuto un po' ridurre il volume di oggetti tenuti in ufficio sulla scrivania. Anche perché hanno detto portate la roba a casa, se no buttiamo tutto. Però la possibilità comunque di customizzare un po' il tuo spazio è un po' incentivata. Sì, fondamentalmente, cioè, come se fosse la scrivania tua di casa. Cioè, porti quello che vuoi, sì, la tieni, la personalizzi, puoi spostare i monitor, le cose, non è un problema quello. Tango Gameworks ovviamente non può non essere associata a un nome eccellente di un guru come
Shinji Mikami, la personalità sua è conosciuta così come la sua carriera, ma c'è qualcosa, che qualche aneddoto, qualche curiosità che ci puoi raccontare su di lui e quanto anche è presente nella vita effettiva qua dell'ufficio? Ci stavi dicendo prima che adesso lavorate più in smart working, eccetera, uh-huh. eccetera, però tu sei anche da diverso tempo qui, sì. e magari puoi dirci che indole ha una persona che comunque è così stimata all'interno dell'ambiente. Sì, sì, no, guarda, lui in realtà, forse da come viene vista al di fuori, sia dalle, da una cosa base, come può essere una foto, oppure le varie interviste, può sembrare molto, non so, una persona tutta di un pezzo, abbastanza seria e un po' fredda anche, forse distante. Cioè, sembra un po' una, come se un luogo comune, ma veramente è tutto l'opposto, cioè... È molto presente, sempre in mezzo alle varie scrivanie, gira, se senti casino a qualche parte gente che ride, significa che c'è lui in mezzo. Quindi cioè, è molto simpatico come persona, è attiva comunque sia con tutti i reparti. E poi altri aneddoti, tipo molti sanno, cioè non so quanti sanno, a lui piacciono anche molto le automobili e le corse, quindi capitava magari nei periodi che siamo meno impegnati che andiamo anche insieme a correre con i go-kart e lui è abbastanza è difficile batterlo. Ma si sente anche la guida creativa, cioè lui dirige, dà consigli, dà suggerimenti, supervisiona, cioè è molto presente comunque il suo punto di vista? Sì, 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 quello sì, in tutti i reparti diciamo, è anche una persona che da parte tua quando lo conosci non, cioè, non ti mette minimamente in soggezione. Quindi se anche tu vuoi andare da lui per, direttamente da lui per un consiglio, non a livello di team, dico proprio io voglio andare da lui e chiedere una cosa proprio, cioè ti senti veramente libero di farlo proprio perché il modo in come si approccia con tutti quanti è una maniera molto, molto amichevole alla fine, che poi secondo me è anche la maniera più giusta proprio per creare un ambiente piacevole in cui lavorare. Ok, questa è una stanza che viene usata molto per fare meeting interni o anche online con gli altri componenti. E qui abbiamo una parete con dei concept art sketch di Ghostwire Tokyo. Ci sono da prime bozze preparative proprio nate all'inizio del gioco. Queste credo sono state veramente tra molte di queste tra i primi che poi sono rimaste fino fino all'ultimo, perché comunque si erano design validi, e poi ci sono altri a livello di environment che più o meno sono tutte cose rimaste all'interno, all'interno del gioco. E queste sono qui adesso, ma prima erano nella sala principale? Sì, 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 prima erano di là, sì, diciamo sono state un po' compattate qui, e, perché ovviamente poi verranno insomma messe da parte in un secondo momento. Verranno smaltite? Che fine fanno? Ma credo verranno solo messe da parte, insomma, in una cartellina e riposte. Per, in generale, sono lì sempre presenti, un sì, po' per anche dare livello... un'idea del mood che si avrà? Sì, sì, a sorta di mood board, appunto, okay. E poi anche... Magari se fai un meeting ti serve fare un riferimento veloce, magari vedendo anche questi, a seconda di cosa parli può aiutare per, come reference appunto. Tango Gameworks è parte di ZeniMax, che è la holding che possiede Bethesda. Ci racconti come funziona, se funziona in qualche maniera, la condivisione per esempio delle informazioni tra i vari studi, visto che voi siete ovviamente uno studio profondamente nipponico, però al suo interno per esempio ci sono Arcane, tante altre realtà diverse, lontane tra di loro anche geograficamente, cioè tu puoi parlare con qualcun altro, c'è comunicazione, come funziona? Sì, sì, no, c'è comunicazione, magari nel nostro caso c'è anche un po' per molti c'è anche la barriera del linguaggio, perché magari non tutti parlano inglese, però per esperienza personale a me è anche capitato di contattare magari i ragazzi di Arcane per chiedere alcune cose sulla UI, ma anche se ci sono anche dei feedback tra una cosa e un'altra, oppure, non so, viene mostrato il nuovo trailer di un nuovo gioco, magari mandi un messaggio dalla chat anche alla persona che magari conosci o che stimi per un motivo o per un altro, e quindi c'è un po' questo scambio, questa comunicazione anche con gli altri studi. Qui ci abbiamo dei tesori. Non è molto aggiornata. Prima diciamo eravamo un po' più attivi sul fronte acquisto DVD soprattutto e film. Poi vabbè,
con l'era digitale, con i vari... Perché in teoria sono a disposizione di ciascuno, sì, li può prendere, se vuole, e guardare. Sì, okay. Se vuole, le puoi prendere, scrivi il nome, ma non so, se il weekend vuoi guardarti un film. Ah, per portarli a casa? Sì, sì, li porti non, a casa. Non ci sono spazi qua? No, anche qui, cioè, se vuoi te lo puoi vedere alla scrivania tua, non è che te lo chieda nessuno. Ci sono anche qualche pubblicazione interessante? Sì, abbiamo un po' di artbook vari generale, un po' di giochi, queste che sono fighissime, quelle di District 9. Sì, sì, sì. Molto belle. E questi mi dicevi che... Queste sì, queste le ha fatte un ragazzo, un 3D artist qui da noi, che diciamo le fa come hobby, come allenamento, cioè fa i modelli in 3D e poi li stampa, quindi aveva fatto queste qui come, diciamo, come prove, che poi sono tutti abbastanza vecchi, ricordo, nulla di recente. E un po' di manualistica anche? Sì, 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 ovviamente, questa per tenerci aggiornati, però come dicevo prima era più aggiornata la libreria anche mensilmente, comprate cose nuove, poi ormai tra YouTube, no, ma anche tra YouTube, varie piattaforme di streaming e tutto quanto, comunque sia comprare libri o DVD è diventato meno necessario. Allora, volevo entrare anche un pochino più nel dettaglio di quello che è il tuo lavoro. Tu ti occupi di UI, che è l'interfaccia utente. Come dicevi, insomma, sono le figure professionali che si sono specializzate, sono abbastanza nuove. Volevo sapere se c'è stata nella tua carriera qualche videogioco che ti ha anche profondamente ispirato o che ti ricordi in maniera particolare, o addirittura qualcosa che ti ha colpito al punto da pensare avrei voluto farla io quell'interfaccia. Sì, no, sicuramente ce ne sono diversi e per diversi motivi. Forse il primo che mi viene in mente, appunto, da designer, prima ancora di UI designer, credo sia proprio Dishonored, perché la UI di Dishonored come stile, animazione, è veramente, poi anche come è amalgamata col gioco, perché è stupenda a mio avviso, è veramente affascinante come è fatta. E quello proprio, se mi chiedi questa domanda a bruciapelo, forse il primo che tiro fuori è Dishonored. Un'altra che mi viene in mente, che quando l'ho vista ho fatto figata, è stata quella di Destiny, del primo Destiny. Oh, ero sicuro che avrebbe detto Destiny. Io che sai che sono un grafico, ho detto, secondo me comunque dice Destiny, perché quella di Destiny. Sì, perché già dalle schermate statiche, come il menu di caricamento, ai menu, e così vado a memoria, magari sbaglio, è stato forse anche uno dei primi giochi e su console ha introdotto il cursore libero, che lo potevi muovere, che per un gioco come Destiny è stato utilissimo, perché avrebbe reso tutto molto più macchinoso passare per il D-pad o per gli analogici. Quindi Destiny sicuramente lo inserisco, sia per design, stile, un po' l'innovazione. E poi altri titoli, perché al giorno d'oggi non si può non parlare anche di accessibilità, inserisco, cioè, Halo 5, Forza 5 e Last of Us 2. Perché hanno fatto delle cose della UI a livello di accessibilità che tanti non avevano fatto. E soprattutto The Last of Us 2, se vedete, cioè, anche una persona totalmente non vedente è capace di giocare a The Last of Us 2. Mi viene una domanda, appunto, quando si dice che tu ti occupi di user interface, quindi pensi anche alle opzioni di accessibilità? Ci sono, diciamo, quello è un lavoro che va molto in parallelo tra il designer e i programmatori, perché molte cose hanno dei limiti, altre cose devi farle fare prima a loro e poi pensare al design, però sì, è una cosa che pensi, e diciamo c'è un continuo colloquiare con i programmatori e vedere anche fino a che punto puoi spingerti e fino a che tipo di accessibilità il gioco riesce a supportare. Al giorno d'oggi siamo ancora in una situazione che alcune cose le puoi fare, altre no, però sicuramente andando avanti saranno tutti dei must, cioè questo ci deve essere. Cioè, come il poter regolare il master del volume a 0 a 100, anche tutte queste opzioni di accessibilità mi auguro che diventino standard su più giochi possibili. Voi qua siete ancora al lavoro su Ghostwire Tokyo, vero? Perché state continuando a supportare. Sì, stanno facendo, sì, sono uscite delle patch e comunque sì, cioè, ovviamente come tutti i giochi ormai esce il gioco e sono delle patch non solo di correzione, ma anche vengono appunto fatte delle piccole aggiunte, migliorie, cose del genere. Quindi sì, diciamo, il lavoro non è che finisce nel momento in cui lanci il gioco, cerchi sempre anche, vedi
l'input e le richieste magari dell'utenza che hanno apprezzato, appunto criticato il gioco, quindi cerchi di aggiustare e di sistemare quello che puoi e quindi c'è, il lavoro prosegue anche dopo il rilascio ufficiale del gioco. Guarda, ti voglio fare una domanda un po' filosofica, nel senso che mi aggancio anche a una cosa che hai detto tu sul notare o non notare, parlare di certe cose. Tu fai un lavoro che per certi versi da un lato è visibilissimo e dall'altro è invisibile perché viene dato per scontato. Secondo te, appunto, filosoficamente, l'interfaccia perfetta è quella che funziona così bene, che è talmente naturale, che non la noti nemmeno, quindi è pura essenza, oppure quella che invece ti ricordi come quella di Destiny perché ha qualche cosa di incredibilmente distintivo e quindi dici ok, non posso non dimenticare quel dettaglio? Bella domanda. Questo è difficile perché va, ovviamente si riallaccia molto anche il discorso accessibilità, perché se vuoi fare una cosa totalmente accessibile è molto difficile restare sul minimale. Però appunto per tanti giochi, non so, faccio un esempio, Hellblade, cioè, la UI non c'è, e dico fortunatamente, cioè, totalmente schermo pulito, è benissimo così, va benissimo come l'hanno fatto, perché lì conta proprio l'esperienza e l'immersione all'interno del gioco. Ovviamente più UI inserisci e più l'immersione viene meno. Quindi in alcuni giochi è giusto andare in quella direzione, però per tanti altri resta anche difficile fare qualcosa di troppo minimale, perché veramente renderebbe il gioco poco accessibile per tante persone. Forse un esempio anche lampante mi viene in mente, che avevano trovato una soluzione molto intelligente con Horizon Zero Dawn. Aveva un'opzione, tu potevi togliere tutta la UI, però appena sfioravi il touchpad la UI compariva. Quindi eri tu a decidere quando volerla vedere, però potevi giocare senza UI e se in un momento ne avevi bisogno, un tocco e tornava. Quindi la migliore UI è quella che dà la possibilità di scegliere al giocatore, che lui può dire ok, questo lo voglio, questo non lo voglio. Tanto se non lo fai poi arrivano i PC modder e lo fanno loro. Senti, tu hai lavorato a progetti molto diversi fra loro alla fine, perché ti sei spostato da The Evil Within, Psycho Break, qui in Giappone, a Ghostwire Tokyo, che per estetica, per stile, per atmosfera sono, non voglio dire agli antipodi, però comunque molto lontani. Come cambia il processo creativo al cambiare dello stile dei giochi e anche qual è il materiale di riferimento magari che utilizzi per un prodotto o per l'altro? Ma ovviamente cambia molto il processo e conta tanto anche dal game director stesso, da quali richieste ha. Fortunatamente in Tango all'inizio dello sviluppo mi lasciano sempre totale libertà creativa, quindi io posso fare le mie proposte, tirare fuori le mie idee e farle vedere senza avere troppe richieste a priori in termini di design. E poi da lì appunto si inizia a fare un processo di brush up. E poi diciamo in generale ci sono dei game director che magari preferiscono far scegliere proprio tutto a te in quanto designer, in quanto cioè, quello è il tuo lavoro fondamentalmente, e magari altri invece che hanno più richieste, sono un po' più puntuali su determinate cose. Non credo che una sia migliore delle altre, in entrambi i casi io mi sento comunque sia a mio agio, anche se magari su un determinato progetto ho tantissimi feedback e cose da sistemare, non è mai un problema. Cioè mi piace anche avere questo tipo di dialogo e di confronto con le persone, perché poi non è mai questo è verde, fallo rosso. Cioè c'è sempre un dialogo, un processo che ognuno cerca di capire qual è la soluzione migliore per tutti. Questa è una stanza che usiamo per fare dei motion capture preliminari, quindi qualcosa che possiamo fare all'interno dello studio, molto, molto basico per avere una prima idea dei rimovimenti. E qui abbiamo anche le tute per fare il motion capture. Nulla di troppo complicato, dato che serve appunto per le cose preliminari. E qui dove viene usato per fare scansioni di oggetti, quindi con le varie telecamere per fare le riprese in angolazione e il piano dove puoi ruotare per fare lo scan 3D di determinati oggetti. Quindi anche questi vestiti messi lì non è disordine, ma è solo per fare appunto anche dei test. Vengono messi lì sopra,
fatti ruotare, fotografati per fare la scansione digitale in 3D. Sono curioso di una cosa, quando si parla di artisti in ambito videoludico, molte volte si passa anche, prima di arrivare alla digitalizzazione degli asset, da artwork proprio cartacei, anche sì, disegnati a mano. Con l'interfaccia succede qualcosa di simile? C'è qualcosa che tu disegni, tracci a priori, oppure fai tutto direttamente sul codice? Guarda, dipende un po' dalle situazioni, cioè se siamo in un meeting magari capita che faccio lo sketch veloce lì o qualcosa alla lavagna. Di mio, a seconda di ciò che devo rappresentare, magari spesso passo anche su carta prima, ma veramente cose veloci che magari riesco a fare anche in 5 minuti per avere appunto un'idea base, poi una volta che ce l'ho magari passo al digitale, sempre a livello di sketch, però veramente se un menù magari sono solo dei quadrati grigi che stanno messi uno vicino all'altro per dare la prima idea, la prima impressione. Però sì, su carta, almeno nel mio caso, ci passo ancora tempo. C'è un tipo di esperienza, magari non necessariamente videoludica, a cui ti piacerebbe lavorare in futuro? Può essere appunto un genere, può essere lavorare con un autore in particolare, su una saga che ti piace tanto, qualsiasi cosa. Cioè, dici, vorrei nella mia vita togliermi questo sfizio da UI designer. Sì, sì, no, in realtà c'è. Mi piacerebbe magari fare quella che viene chiamata FUI, che sarebbe fake UI, che è quella usata, diciamo, nei film, per esempio basici, no? Iron Man, che okay. Quella è una UI che non è funzionale, sta lì solo per essere figa. Però magari piacerebbe fare appunto una fake UI per Star Wars, non tanto perché Star Wars, ma perché hanno quel tipo di estetica un po' retrofuturistica, cioè che futuristica però è vecchia, sai che è digitale però non è troppo spinta in avanti, forse anche un po' Blade Runner aveva questa estetica un po' particolare. Senti, siamo quasi arrivati alla fine dell'intervista, una domanda un po' più personale, c'è qualcosa che ti manca dell'Italia e qualcosa che invece proprio no, meglio essersi allontanati? No, diciamo pure il traffico di Roma, quello sicuramente non mi manca. No, seriamente, vabbè, manca ovviamente gli affetti, gli amici, famiglia e ovviamente il cibo, perché... Ma però non siete messi male, eh? Anzi, no. Ovviamente no, cioè il cibo giapponese, beh, sta bene, è ottimo e ci sono tantissime varianti, non c'è una cosa sola. Però sì, ogni tanto sai, c'hai quello sfizio, vuoi toglierti, che riesci a togliertelo, però... pagare appunto, quindi sì, forse così a primo impatto queste cose e anche magari ho notato, magari adesso che capita che torno in vacanza, anche appunto fare la vacanza all'interno del paese, anche spostarti leggermente, sai, in Italia appena esci un po' dalla città stanno tanti paesini piccoli, carini, belli da vedere, anche se lo stai guidando è piacevole, quindi diciamo quel lato dell'Italia anche mi manca. Va bene, Ale, grazie mille per averci accolti all'interno dello studio, per averci raccontato un po' quello che fai, per averci fatto fare un giro. Ci vediamo alla prossima, se vieni in Italia o se ricapitiamo da queste parti. Bocca al lupo ovviamente a te, a tutto lo studio per il futuro, è grande. Vi ringrazio, grazie a voi della compagnia e di essere state qui con me.